come sono lenti stasera. Indovina chi sono? Elvis Presley, George Michael, Michael Jackson. Ma come? Ma Rachel, ma sono io! Il tuo Matthew! Amore! Dai, prendiamo sta borsa. Posso stare vicino a te? Se proprio devi. Oh, patata. Stavo per cenare io. Oh. Ma posso cenare con te? Dai, è da tanto che non ti vedo, amore. Il menù l'ho già scelto io per te all'istante. Ah sì? Sì, sì, ormai conosco i tuoi gusti, non ti preoccupare. Grazie, amore. Whisky? Forza, su. Ma come? Cioè, mangiare per i gatti, non mi tratti così? Sì, però un pochino più distante perché... Mangia qui tranquillo, io ti guardo. Gli animali vanno trattati bene, se no si lasciano dove stanno. E che ti fa bene? Vuoi il cucchino? Non sai che per te farei questo e l'altro, ma almeno che gusto è? Platessa, ci sono anche le vitamine. Ma è il gusto che piace a me. Grazie, padroncino. Meno male che non hai mangiato prima, perché sennò dovevo cambiarmi. Cosa c'è di meglio che un drink per i fatti propri? Elisabeth, eccomi. Ma cosa è successo? Devi andare in Ungheria. Cara, ogni tanto bisogna gratificarsi. Pensa che stamattina hanno aperto una gioielleria. Io ne ho subito approfittato. Guarda. Belli. Ma sembri una star. Sai che anch'io a volte sogno di essere una star. Non dirlo a me. Vorresti diventare un'attrice? Cosa sogni di diventare? Magari, perché no? Good evening, good evening. And now, the best actress. Caroline Smith. Beautiful. Thank you, every body. My dream come true. Ah, a proposito, l'altra sera, meglio, quando sono andata via, cosa abbiamo fatto? Abbiamo suonato tutti i campanelli. È normale? Ma neanche i bambini dell'asilo? Quella sera ero anch'io una bambina, come lui. Allora? Ok, Luis, grazie. Io mi fermo qua. Perché? Okay. Ma perché?
Grazie, c'è, io mi fermo qua, aspetto che passi il pullman e basta. Ma perché vuoi fare così per forza? Luis, abbiamo già parlato, cioè è inutile che mi... Ma, sempre la stessa cosa. Ma parlate cosa. Di che cosa? Basta, è io finita. Voglio stare con te, non è che voglio... Cioè... Ma no, Luis, è finita. Non so se hai capito. È finita, io basta, ho detto basta e niente, ti ringrazio per la compagnia, ma... No, a me non va bene così. Ma Luis, no, va bene, a me va bene così, punto. Ma perché? Come perché? Non mi va bene così com'è. Luis, mi dispiace, ma io ho detto basta. Ok, ma io... No, dammi un'ultima possibilità. Io ti sposo anche domani. Io lo so che in fondo tu mi ami. Smettila di fare così. Per favore. Ma cosa stai dicendo? Dai, dai, vai della tua Mandy. Sarà lì in giro, sai com'è. E ha proprio ragione, sono qui. Hai visto? Sempre ce l'hai attaccata al culo. Sì, Mandy, però... Il tuo porco, la miseria. Cosa ci segui? Dai, basta, perché tu... Eh sì, carino. Tu mi prometti, mari e monti. E poi che fai? Sesso a volontà? Mi hai detto che mi vuoi sposare? Sì, Kerry, vedi? Mi ha regalato anche l'anello. Ma dai, no, ma non ero in me. Come non eri in te? No, ma dai, dai, ma smettila. Non è così la cosa. No, è così. Non è così. Diglielo. Kerry, non è così la cosa. So che l'anello sembra uguale al tuo, però non è così la cosa, credimi. Luis, Luis, ho fatto bene a mollarti. Guarda, me ne pento. E noi che dovevamo sposarci. Ma ti rendi conto cosa fai? No, no. Ho fatto bene. Guarda, mi dispiace tanto. Bene, andiamo, forza. Ma cosa mi dispiace? Dai, dai, vai a divertirti. Che con due colpi, basta, è scoppiato. Vai, divertitevi. No, Kerry, forse con te, con me è dura il cielo. Sì, ciao Mandy, solo sei ubriaca, basta.